Buon salve a tutti quanti, buon proseguimento di feste e buona digestione di pranzi e cenoni. È iniziato quello che per me è il momento più bello delle feste, cioè gli spoiler della prossima espansione. E sono cominciati questo pomeriggio praticamente introducendo quelle che saranno le varie promo di questa espansione. Quelle degli intro pack soprattutto, ma conosciamo anche le altre praticamente perché erano state anticipate nei giorni scorsi. Andiamo quindi ad analizzare quali sono queste promo di giuramento dei guardiani e conosciamo le tre nuove meccaniche di questa espansione. Tendo a ricordarvi, se già non ve l'avessi ripetuto abbastanza volte, che il giuramento dei guardiani è un'espansione studiata per essere più portata rispetto al resto al 2HG, cioè al multiplayer 2 contro 2. Le meccaniche, tra cui quelle che già conosciamo e quelle che andremo a conoscere, sono quindi spoilerate, ve le spoilererò da quelle che ritengo più utili per il 2HG a quelle meno utili. Iniziamo con Ondata, meccanica già anticipata durante i mondiali di qualche settimana fa, la più adatta al 2HG che ci permette di lanciare determinate magie con un costo alternativo, solitamente minore, finora è minore, a patto che noi o il nostro compagno abbiamo già lanciato una magia in questo turno. La carta che ci introduce oggi la meccanica Ondata è il Tiranno di Valakut. Ennesimo drago ciccione con tanto di fulmine incorporato, che è un po' la loro proseguizione, insomma. Purtroppo, per sfruttare il costo di mana ridotto ed il bonus di ondata, dobbiamo castare prima un'altra spell. E volendo massimizzare il suo utilizzo, giocando in costruito, ci ritroviamo, ahimè, nel momento sbagliato, in quanto i droppa uno castabili a turno 6 per usare al meglio e velocemente questa abilità e questo drago sono abbastanza ridotti. Fortunatamente nel rosso, cioè il colore di questo drago, abbiamo due simpatici istantanei che si chiamano Fiery Impulse e Wild Slash, che secondo me troveranno un nuovo rinomato gioco grazie a carte del genere. La seconda abilità è Soccorso, altra abilità applicabile in 2HG, in quanto ha la possibilità di bersagliare creature che non devono necessariamente essere sotto il nostro controllo e quindi potenzialmente anche del nostro compagno. La promo che ci introduce questa meccanica è la rara dell'intro pack verde, un 6-6 a costo 7 che ha addirittura soccorso 6, ossia l'abilità di distribuire segnalini più 1 fino a 6 creature. Come scritto sul sito della Wizard, ricordo che quel fino a comporta la possibilità di mettere al massimo 6 segnalini, ma anche 0. Ultima, ma non ultima, coorte. Anche questa è un'abilità tipica degli alleati e richiede la presenza di due creature di questo archetipo per funzionare. Una di queste deve tapparsi e far tappare un secondo alleato. Il primo necessita di non avere la debolezza da evocazione, quindi deve essere sul nostro terreno di gioco da almeno un turno, mentre il secondo può essere anche appena entrato. Il sito della Wizard insegna. Per attivare l'abilità di coorte, che però varia da creatura a creatura. Nella carta spoilerata di oggi, l'Avanguardia di Munda, l'abilità coorte permette di mettere un segnalino più 1 su ogni creatura che controlliamo. Le tre carte che vi ho presentato finora sono le tre rare, bianca, rossa e verde, degli intro pack. Rappresentano la fazione di Zendikar, mentre le restanti due invece appartengono alla fazione opposta. E ora ve le illustro. Dread Defiler, Mokone Eldrazi 6-8 che pagando 4 mana permette di esiliarci una creatura dal cimitero e far perdere altrettante vite ad un avversario. Ok, che pretendere un qualcosa da una rara dell'intro pack è totalmente sbagliato, però aggiustare un po' la sua abilità in modo che mangiasse da un qualsiasi cimitero, visto che gli Eldrazi hanno questa certa meccanica, sapete, che interagisce con l'esilio, non so se vi dice niente.
o perlomeno che colpisse tutti gli avversari, me l'avrebbe fatta piacere di più, mettiamola così. Insomma, questa in fondo è l'espansione pensata per il 2HG, no? Deep Phantom Sculler. Già un pelino meglio. L'effetto statico la rende sicuramente interessante, se non altro in formati sealed. Rendere imbloccabile qualcosa, anche se a costo 4, è un buon bonus. Meglio dell'altra. Endbringer. Questa mi piace un sacco. Già il fatto che si stappi durante ogni step di ogni altro giocatore lo rende intrigante. Le abilità che si attivano col tap poi sono quindi tutte riciclabili. E qualora dovessimo riuscire a gestire al meglio le risorse del mana in colore, in costruito intendo, io un pensierino su questo adorabile coso ce lo posso anche fare, perché ha abbastanza bonus e caratteristiche che mi dicono che ne vale la pena. Questa carta è la promo del launch party di Giuramento dei Guardiani. Quella che sto per mostrarvi adesso invece è la Prom Buy a Box, i Dark Dweller Goblin. Quanto figa è! Entra e praticamente ci permette di flashbackare, si nota che Innistrad si avvicina, una magia instant o stregoneria che costi 3 o meno dal cimitero. Crackling Doom, Commando Recalligan, Sentiera della Rovina, Fiery Impulse, Wild Slash. Volete continuare? Continuate pure, vediamo chi riesce a fare l'elenco più lungo. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. E come se non bastasse, dopo essere entrato, è pure un solido e onestissimo 4-4 con minacciare. E scusate se è poco. Concludiamo la carrellata delle promo con le promo del Game Day. Queste in realtà non si sanno ancora, ma secondo me una di queste tre carte che sto per mostrarvi sarà la promo di partecipazione del Game Day, che di solito è una non comune. Secondo voi, qual è? Spatial Contortion. Onestissima rimozione o pump per un ciccione che necessita di un mana rombo specifico. Walker of the Wastes è un 4-4 non comune con travolgere a costo 5 che ottiene un più 1 bonus per ogni distesa che controlliamo. L'ultima, ma non ultima, il The Reckless Bushwalker. Onestamente io mi auguro che sia questa la promo del Game Day. 2-1 rapido a costo 3, Goblin, che se lanciato dopo un'altra spell costa 1 in meno e dà più 1 e rapidità a tutte le nostre creature. Veramente lo adoro. Mi ricorda il mio Predatore di Morgis che tanto ho amato nello scorso T2. Bonus di questo video dedicato alla mistica Forgiapietra. Dopo l'annunciazione, rimanendo in tema natalizio, della Mistica Forgiapietra come nuova promo dei vari Grand Prix, il mercato della suddetta carta è andato in agitazione, in quanto la gente ha interpretato questa ristampa come un segnale di un suo futuro sban. Rivogliamo la Mistica in Modern. Va detto che la Stoneforge è una carta che da sola può potenzialmente cambiare l'intero meta del formato. Aumenterebbero i mazzi che usano equip come le spade e il Batterskull, e si potrebbe tornare a vedere mazzi UV base come i vecchi Stoneblade che c'erano praticamente nello standard di Cicatrici di Mirrodin, che poi di fatto sono stati quelli a causare il ban della mistica. Le spade di per sé, come mi scrive Giacomo dalla pagina di Facebook, sono minacce arginabili di Colagan Command o Abrupt Decay. Mentre il vero problema sarebbe un potenziale sfondacranio giocato di turno 3. Per quanto sia d'accordo su questa affermazione, trovo che anche le spade in realtà siano comunque delle minacce non da poco, e considerarle meno minacciose per via di una carta, di una qualche carta generica, nel senso che può colpire qualsiasi cosa e non messa lì esclusivamente per quella minaccia, questo intendo con generico, è prendere la situazione un po' sotto gamba, almeno secondo me. Tra l'altro non capisco tutto questo dare per certo uno sban in Modern quando nessuno considera la possibilità di vedere la mistica ristampata in Oath of the Gatewatch in modo da renderla legale in Standard, ma tenendola bannata nel Modern. Ci ho pensato solo io? Non credo.
Mi sono perso qualche passaggio secondo cui questa cosa non potrebbe essere fattibile? Può darsi, tenetemi informato. Da un lato non avrebbe senso, in quanto svaluterebbe le promo dei Grand Prix, ma dall'altro ci risparmierebbe il problema spade più sfondacranio e potremmo comunque usare la mistica in standard, visto il fatto che il tema degli equipaggiamenti sarà sicuramente più importante in futuro, probabilmente con ombre su Innistrad, come tra l'altro ci preannuncia questo spoiler di Oath of the Gatewatch, quello che io ho ironicamente chiamato il Lord degli equipaggiati. Quindi, 2HG sì o no? Qual è secondo voi la promo del Game Day? La mistica tornerà dall'esilio? A questa ed altre domande rispondetemi nei commenti del video sulla pagina di Facebook. Ci vediamo al prossimo video.